presentazione che mi aiuterà, ci aiuterà a migliorare la nostra fruizione della serata, durerà circa un'oretta. Vi chiedo la cortesia, visto che siete in tantissimi, di mantenere l'audio in off, quindi di non disattivare l'audio, altrimenti non sentiamo più nulla. Per le domande, come state già facendo, dovreste poter utilizzare la chat e quindi ci siamo. Molto bene. Il mondo dello scotch, il mondo dello scotch whisky è un mondo meraviglioso, un mondo che ha dalla sua tantissimi anni di storia e che soprattutto annovera tantissimi appassionati da tutto il mondo e l'Italia ne è sicuramente uno dei paesi più rappresentativi. Per parlare di scotch abbiamo la possibilità di farlo tramite Diageo, che è la multinazionale che mi ha assunto qualche anno fa e che mi ha dato l'opportunità di viaggiare nelle distillerie e di capirne, non dico tutti i segreti perché sono molto giovane, chissà quanti anni ce ne vorranno ancora, però di avere sicuramente, un po' di esperienza da condividere con voi e per raccontarvi un po' il mondo dello scotch. Per quanto riguarda Diageo, la multinazionale che ha alle spalle tanta e tanta storia, soprattutto per quanto riguarda il mondo dello scotch, vi do giusto qualche informazione per capire di cosa parliamo. Siamo una delle multinazionali che ha all'attivo circa 28 distillerie funzionanti al momento in Scozia, più un 17, numero 17 di distillerie non funzionanti in questo momento, quindi le cosiddette ghost distillerie silenti. Totale all'attivo al momento 45 distillerie di proprietà. Oltre a quello, chiaramente abbiamo un complesso sistema di produzione del malto, ma lo affronteremo, lo racconteremo nel corso di questa ora, e soprattutto abbiamo chiaramente anche la parte di costruzione e manutenzione dei barili, cosiddetto coppareggio. Oltre a questo c'è anche una distilleria di grain whisky, ma adesso andremo a capire effettivamente quali sono le differenze tra il mondo malto e il mondo grain, e poi anche all'ultima sezione del giorno della blended, ma fondamentalmente è un mondo che si articola intorno a quello che è il meraviglioso mondo scozzese. Quando si parla di Scozia, quando si parla di whisky, in particolar modo scolasticamente, passatemi il termine, si è sempre usato differire le zone del whisky per le caratteristiche. Ci sono tantissime distillerie in Scozia e chiaramente ogni distilleria, per quanto diversa, ha delle caratteristiche in comune affinché si trovi in una determinata zona. Questa è un po' una piccola mappa della Scozia che ci fa capire un po' la tipologia e la distribuzione. Questa è la mappa dei siti di maltaggio, quindi dove sono dislocate le nostre malterie. Ad oggi ne abbiamo quattro e fondamentalmente servono e soddisfano il fabbisogno della richiesta di malto per buona parte delle nostre distillerie, anzi per tutte e anche per alcune distillerie non di nostra proprietà. Qui ho citato anche la tipologia di peating, cioè quindi il livello di torbatura, ma adesso andremo nel dettaglio a capirne effettivamente le caratteristiche. Vi basti sapere che ci sono dei livelli diversi di torbatura e quindi di affumicatura risultante con il liquido che ne fa assolutamente le differenze. Ma piano piano andremo a raccontarne nei dettagli. Questo è un esempio della torba, che è questo meraviglioso combustibile che viene utilizzato per affumicare il malto e che poi è la base fondamentalmente di quello che è oggetto di oggi, quindi i whisky affumicati, torbati. Giusto due nozioni sul mondo del whisky per introdurci all'interno di questo mondo meraviglioso. La parola whisky, come tutto fondamentalmente del mondo scozzese, deriva dal gaelico, Jusbach, e che tradotta dal latino fondamentalmente significa acqua di vita. È un prodotto che viene fatto da tantissimo tempo e pensate che a oggi il primo documento ufficiale che noi abbiamo come datazione della parola whisky risale addirittura al 1494. È un documento molto interessante in cui il re Giacomo IV andava a chiedere una fornitura di questa bevanda a un frate che è Giacomo IV. Quando si parla di whisky in generale, chiedo a Gino cortesemente di non andare a disegnare, altrimenti ci perdiamo tutto quanto. All'interno della categoria whisky in generale si vanno a fare grandi differenze per quanto riguarda la materia prima, che lo potete andare a guardare, vedere fondamentalmente in questa parte qui, quindi whisky di malto, grain whisky, quindi cereali e blended. Per quanto riguarda la parte
invece geografica, quindi tutto quello che concerne la distinzione geografica del whisky, siamo a dividere generalmente il whisky in scozzese, canadese, irlandese e americano. Ovviamente all'interno di questo mondo ci sono tanti altri whisky che sono per esempio quelli emergenti. La parte giapponese, per esempio, negli ultimi anni ha rappresentato tanto dell'innovazione nel mondo dei whisky, ma anche tante altre tipologie di whisky. C'è, cioè, per esempio il whisky indiano che negli ultimi anni la sta prendendo per la maggiore. Ora, in termini prettamente di distinzione, basti pensare che scolasticamente, sempre mi piace utilizzare questo termine, whisky senza la E, di solito si andava a rinnoverare il whisky proveniente da Scozia e Canada, il resto, tra virgolette, quello americano e irlandese, di solito prevede la E all'interno. Questa non è una regola, questa non è una regola matematica, ci si possono ritrovare, per esempio, whisky anche scozzesi con la E, o soprattutto anche whisky irlandesi o americani con la dicitura whisky classica. Questo deriva molto dalla storia e dalla colonizzazione che ha poi portato le Americhe a tipicamente zone che provenivano scozzesi o canadesi. Questa è un po' la storia in termini geografici e per le diciture. Ma quello che a noi interessa fondamentalmente è andare a capire quella che è la dicitura fondamentale, che è la parola single malt, e che soprattutto identifica l'argomento di cui oggi siamo a discutere e a raccontare. Quando si parla di single malt scotch whisky, fondamentalmente si ha in una parola tutto l'argomento e tutte le informazioni di base che ci sono a noi utili per andare a identificare un prodotto. Single va a indicare che tutto il prodotto all'interno della bottiglia proviene da un'unica distilleria. Malt va a identificare la materia prima, in questo caso malto d'orzo. Scotch chiaramente va a identificare la parte di origine, quindi che tutto il prodotto chiamato single malt scotch whisky deve attenersi a quello che è un disciplinare molto stringente, che disciplina, appunto, scusate il gioco di parole, lo scotch, che tra le tantissime cose che va a raccontare, fondamentalmente va a articolare tre grandi aree, quindi la distillazione, la produzione e la maturazione in Scozia, l'essere principalmente maturato in botti di rovere americano o francese per un minimo di 3 anni e un giorno, quindi 36 mesi e un giorno sul territorio scozzese, e poi la dicitura recante l'anno di invecchiamento. Sappiate che quando si va a mettere in etichetta nel whisky scozzese un anno di riferimento, quell'anno identifica il whisky più giovane all'interno, ma poi lo andremo a chiarire meglio nella parte che attiene all'invecchiamento. Fondamentalmente, per quanto riguarda, questo è un mondo prettamente diageo, quindi non prendete questa distinzione che vi sto per fare ora come unica per tutto il mondo del whisky, ma è per darvi un'idea delle tipologie di whisky che potrete avere a disposizione o soprattutto potrete trovare. Può cambiare qualche dicitura per altre aziende, ma in realtà di base l'articolazione è abbastanza simile. I whisky si dividono per NAS, No Age Statement, fondamentalmente sono unione di single malt della stessa distilleria, appunto, di diverse annate, dove non è recato in etichetta l'anno di invecchiamento. Questa è una categoria, il NAS, che soprattutto negli ultimi anni ha preso molto piede e che è assolutamente molto, molto diffuso. Continuativi, in realtà, sono prodotti standard che hanno un invecchiamento sempre costante e sono sempre disponibili. Quindi sono prodotti che voi trovate costantemente nella vostra enoteca ogni anno e sempre nella stessa identica maniera. Poi abbiamo, questa è la grande distinzione, soprattutto per Diageo, ma poi in realtà avviene per tanti, le special release, per esempio per Diageo, sono prodotti con invecchiamento dichiarato in tiratura limitata, di solito sono limitate anche le disponibilità, e poi ci sono le cosiddette produzioni di distilleria. Diageo, per esempio, le chiama Distillers Edition, dove di solito si va a identificare un prodotto che ha una doppia maturazione, quindi di solito si va a fare un finish, tecnicamente parlando, in botti diverse, di solito sherry, e quindi va a tende a creare un prodotto nuovo rispetto al cosiddetto continuativo. Ripeto, questa è una classifica che noi utilizziamo internamente per i primi due, quindi No Age Statement e continuativo, sono diciture abbastanza diffuse che trovate fondamentalmente per tante altre aziende e non solo le nostre. Qui ho fatto anche un piccolo disclaimer su quello che è la differenza tra il single malt e le altre due tipologie che vanno, per, o meglio, identificate come fondanti per il mondo del whisky, quindi il cosiddetto single grain, che a differenza del single malt trova una materia prima differente, che non è appunto 100% malto d'orzo, ma in questo caso può essere grano, avena, una parte di orzo maltato, e poi la parte del blended. Differenza sostanziale nel blended è che nel blended si va a unire
di solito whisky di malto e whisky di grano provenienti da diverse distillerie. Questo è appunto l'arte del blended, ma ne parleremo in un'altra occasione. Andiamo un po' più nel dettaglio, poi ci aiuteremo anche con i prodotti per capire effettivamente l'importanza e le differenze nel mondo del whisky. Immaginate che in Scozia, ogni angolo di Scozia ha delle caratteristiche peculiari e delle differenze sostanziali in termini di gusto, di aromi, di tradizione e soprattutto fondamentalmente di liquido. Ma per arrivare prima alle differenze bisogna partire dalla base. Come si fa un single malt? Quali sono le materie prime per realizzare questo liquido meraviglioso? Fondamentalmente sono tre: acqua, orzo maltato e lievito. Dall'unione di questi tre ingredienti, materie prime di base, si arriva a creare un prodotto assolutamente unico. Questo è importante, soprattutto per quanto riguarda la produzione, ma soprattutto per arrivare a quelle che sono le fasi di produzione. Detto questo, questa è una piccola spaccata della Scozia dove vengono identificate le quattro aree principali del mondo whisky. Quindi Lowlands, Terre Basse, la zona che vedete in basso vicino a Glasgow e Edimburgo, la zona delle Highlands, le Terre Alte, che è quella principalmente la più grande ma meno densa di distillerie, e poi le due zone di riferimento maggiori per quanto riguarda il single malt sono lo Speyside e le isole. Speyside, che è questa piccola zona che vedete dove c'è una grandissima concentrazione di distillerie. Pensate che l'80% delle distillerie si trovano in questa zona, è pieno di tantissime distillerie storiche meravigliose, una storia meravigliosa, e che attengono principalmente a un whisky non turbato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la maggior parte dei prodotti provenienti dalle distillerie dello Speyside di solito usano pochissima o zero turba. Di solito pochissima, quindi c'è l'impressione veramente minima della turba all'interno dei prodotti provenienti da queste zone. La zona colorata invece di azzurro, che di solito si va a annoverare nella zona delle coste e principalmente delle isole, dove Island la fa da padrona, rappresenta la zona di solito tendenzialmente della turba. La grande affumicatura, i grandi whisky turbati provengono solitamente dalle isole. L'isola di Islay rappresenta forse la regina per quanto riguarda il numero di distillerie e prodotti turbati provenienti da essa, è quella su cui oggi ci concentriamo per quanto concerne la giornata attuale. Le zone differiscono ovviamente non solo per turba o non turba, chiaramente, ma di solito si vanno a identificare anche diverse tipologie di aromi, di impressioni aromatiche, di gusto, a prescindere dalla zona, ma anche e soprattutto riferite a quelle che sono le tradizioni delle distillerie che si trovano appunto nelle diverse aree di Scozia. Andiamo un po' più nel dettaglio. Come si fa effettivamente il single malt e perché ha questa storia meravigliosa che parte fondamentalmente da tre ingredienti molto semplici. Produzione che si articola in cinque fasi: maltazione, mashing o infusione, fermentazione, distillazione e maturazione. Ora, le prime tre fasi, per chi è avvezzo al mondo della birra, potrà facilmente ricondurle al processo di birrificazione, quindi la birra di base attraversa delle fasi molto simili, non troppo uguali, ma che poi portano a uno sviluppo diverso. Quello che poi fa la grande differenza, chiaramente, dalla fermentazione in poi, è trasformare un prodotto in quello che è il distillato. Tutto questo è sicuramente importante per quanto riguarda la fase iniziale, proprio perché il malto d'orzo rappresenta la base da cui partire. Ma il malto d'orzo come si ottiene? È importante appunto la prima fase, che è quella della maltazione. La maltazione è appunto la fase in cui avviene la trasformazione degli amidi non solubili in sostanze solubili. Questo avviene immergendo l'orzo in grandi vasche d'acqua e successivamente scolandolo e arieggiandolo. Di solito questi sono cicli che durano in media 3 giorni. È un processo molto importante perché una volta separato dall'acqua, l'orzo proviene da quella che è una fase classica, che è quella della germinazione, quindi la trasformazione fondamentale dell'amido all'interno, la carica che c'è all'interno della cariosside del chicco, affinché l'orzo si trasformi in uno zucchero solubile, quindi fondamentalmente maltosio. Maltosio è lo zucchero più importante proprio perché si identifica come la miglior base disponibile per andare a creare poi il processo di creazione del whisky stesso.
La germinazione oggi avviene principalmente in industriale. Storicamente le distillerie, quasi tutte, avevano il proprio sito di produzione del malto d'orzo. Oggi chiaramente questo non avviene più, proprio perché ci sono delle strutture, di cui ho citato prima, le malterie, che permettono la produzione e quindi la realizzazione di questa materia prima per tutte quante. Cosa importantissima è fermarla, questa germinazione. Proprio perché se io non la bloccassi, esaurirei completamente la carica zuccherina, la carica energetica, e non mi servirebbe più a nulla. Questa è una piccola foto che vi fa capire le differenze tra un orzo non maltato e un orzo maltato. A destra vedete appunto l'escrescenza che esce poi dal chicco, che non è altro che la germinazione che sta avvenendo. In questo modo, chiaramente, come faccio a poter bloccare la germinazione? Tramite l'essiccazione. L'essiccazione è questo processo appunto che avviene solitamente, storicamente in Scozia tramite torba, ma può essere effettuato anche tramite carbon crop, per andare a bloccare la crescita del germoglio. In questo modo, di solito, si va a trasferire al mio chicco delle cariche aromatiche e gustative molto importanti. Più torba utilizzo, più la carica che io andrò a dare alla mia materia prima sarà chiaramente importante per il gusto che poi troverò alla fine del mio liquido. I famosi tetti a pagode, voi, questo è un piccolo spaccato che vi fa vedere come avveniva in house la trattazione, l'essiccazione del malto d'orzo, cosa che oggi, ripeto, per alcuni non avviene più, per altri invece si continua a mantenere la parte di essiccazione in house, sono veramente pochi. Come avveniva? Avveniva in questa maniera: dal sotto, dalle fornaci, si dava fuoco alla torba o al combustibile, tramite queste intercapelli nel fumo passava e nel pavimento dove veniva steso l'orzo, passava questo fumo denso e bagnato e permetteva di asciugare completamente il malto d'orzo. Più lo asciugava e più conferiva quelli che erano i sentori tipici della torba a seconda dell'utilizzo o meno di questo combustibile. Oggi questo processo, come abbiamo detto, avviene nelle malterie. Per quanto riguarda l'isola di Aila, che vedete qui nella mappa, la malteria di riferimento è la malteria di Portellen, una delle più grandi, ma soprattutto una delle più famose perché è legata a una distilleria che ai più amanti del whisky sicuramente sarà e ricorderà qualcosa. La distilleria e la malteria di Portellen rappresentano per il mondo whisky sicuramente un bellissimo mattone. Livello di pitting, quindi di torba utilizzata, varia. Per i più nerd, gli amanti del mondo del whisky che si soffermano su alcuni dettagli, spesso si parla di ppm, parti per milione di torba. Che cos'è? Non è altro che il livello di torbatura che c'è all'interno del sito di produzione. Qui vi ho fatto una piccola classifica, ma poi è semplicemente indicativa perché cambia a seconda di quelle che possono essere le distillerie. Un livello di torbatura alto, come può essere quello dei whisky che lavorano nell'isola di Aila, come la Gavlin e Cavila, è tra i 35 e 40 ppm. Si abbassa a livello medio, quindi una torbatura media per whisky, per esempio, come Talisker, si arriva a una torbatura bassa o quasi inesistente, come i whisky Speyside, o per esempio quelli delle coste alte, come Kleinenisch. Questo è un piccolo esempio per farvi capire come può cambiare il livello di torbatura e come può incidere all'interno del processo di produzione. Questa è Aila, questo piccolo cerchietto che vedete qui. Io purtroppo non riesco a togliere i disegnini che qualcuno ha fatto, però mi dispiace. Detto questo, l'isola di Aila è l'isola più importante e rappresentativa del mondo torbato e permette di portare in giro per il mondo quella che è l'essenza dei whisky torbati. Questa grande carica fenolica, questo grande impatto aromatico che rappresenta e ne esemplifica forse al massimo le potenzialità. Sull'isola di Aila, che è un'isola che si estende per circa 300 km e che ha una densità di popolazione decisamente bassa, ma non bassissima rispetto ad altre zone della Scozia, è assolutamente uno dei punti di riferimento per il mondo scotch e sono presenti tantissime distillerie, tra cui una che è Portellen, che è chiusa, in procinto di essere riaperta, rappresenta sicuramente il mondo per eccellenza dei whisky turbati nel mondo scotch. Ne approfitto cominciando a parlare un po' di prodotti che ci aiutano a capire l'essenza di questo viaggio all'interno degli angoli di Scozia, parlando di Caolina. Caolina rappresenta una delle distillerie più iconiche, forse una delle più conosciute all'interno del panorama dei single malt, che
un po' esemplifica quello che è il mondo dello scotch e soprattutto quello dei whisky turbati. Diciamo che per i nostri prodotti Caunil e Lagavulin ne fanno un po' da padroni per quanto riguarda il mondo dei turbati. Bene, la distilleria di Caulina si trova nella zona, faccio un passo indietro, nord dell'isola di Aila, quindi per capirci, metto un attimino il puntatore, si trova in questa zona qui, vicino Port Aiskek, in quello che si affaccia al canale che si chiama Sound of Aila, che divide l'isola di Aila dalla vicina isola di Jura. È un posto meraviglioso, un posto sicuramente da visitare, che permette di andare a immaginare effettivamente qual è l'essenza del mondo scozzese nel mondo del whisky. Questa è un'immagine della distilleria. Sulla destra vedete effettivamente la parte di produzione, quelle vetrate sulla struttura bianca si affacciano direttamente sul canale e dall'interno gli alambicchi producono affacciandosi sul canale di Aila. Fondamentalmente la zona di Caulila, la zona di Aila, è una delle zone più importanti per quanto riguarda la recezione di un orzo, come abbiamo visto prima, di una turbatura alta, e fondamentalmente all'interno della propria struttura, nel proprio liquido, le note principali che si sentono e che quindi emergono sono quelle del fumo, dei sentori marini, tipicamente gli odori classici dell'isola di Aila. Quindi quando si parla di Aila si parla di whisky che profondamente hanno come basi la turbatura, l'affumicatura, più o meno marcata, e poi chiaramente la nota salata e marina che rappresenta l'essenza di questi prodotti. Qui c'è un po' della storia della distilleria, ma non sto qui ad annoiarvi con la parte storica. Vi basti sapere che la distilleria di Caulila è una delle più gettonate, soprattutto per quanto riguarda il procacciarsi whisky da importatore e da imbottigliatori privati. Tantissimi amanti del whisky vanno ad acquistare le botti da Caulila e poi imbottigliano privatamente i propri prodotti proprio per la grande plasmabilità, la grande efficacia del liquido di Caulila. C'è un bellissimo centro visitatori, tante distillerie in Scozia hanno il centro visitatori che permette di vivere un'esperienza importante, quindi se mai vi sarà possibile, vi piacerà fare un viaggio in Scozia, ci sono tantissime distillerie che permettono la visita guidata e che permettono spesso e volentieri proprio di entrare all'interno della parte di produzione e capirne l'essenza. Io qui vi do qualche informazione giusto per farvi capire dove sono le fasi di produzione e che sequenza. Quindi qui siamo nella sala di meshing, quindi la sala di infusione, la sala dove il malto viene triturato in una farina grossolana chiamata grist e messa a bagno in queste grandi vasche in rame che permettono appunto la fase di meshing, infusione, ma tra breve la vedremo più nel dettaglio. Ogni singola distilleria ha delle tempistiche diverse, ogni singola distilleria ha un metodo di produzione diverso, ogni singola distilleria differisce, anche se di poco rispetto ad altre, per una marea di fattori. Prendo l'esempio del meshing, dove di solito i cicli di infusione, quindi l'immissione dell'acqua all'interno di queste mesh tun sono di solito cadenzati in tre grandi intervalli, quindi si va a mettere l'acqua in intervalli di temperatura che vanno da un 75, 75 a 85 gradi e vengono messi in tempi diversi. Bene, ogni singola differenza di un grado, di un tempo di immissione dell'acqua permetterà al liquido di lavorare in maniera diversa e di avere in ogni singola fase un risultato diverso. Questo è molto importante, ma andiamo poi nel dettaglio a vederne singolarmente l'efficienza. La produzione chiaramente poi varia da grandezza a grandezza di distilleria, da grandezza a grandezza chiaramente dei macchinari e degli strumenti a disposizione, e poi ogni singola fase prevede degli aggiustamenti diversi a seconda di ogni singola distilleria. Faccio l'esempio di Caulila, dove il mosto che viene prodotto dalla fase di infusione, per esempio, viene poi raffreddato. Questo è un esempio classico di Caulina che ne fa una delle caratteristiche principali. Quindi, fase di infusione, viene raffreddato a una temperatura più bassa, tra i 18 e i 20 gradi, tramite uno strumento che è lo scambiatore di calore. Questa è una foto che ho fatto io, quindi perdonatemi la non bellezza, ma è esattamente lo scambiatore di calore di Caulina. Le fasi poi chiaramente si susseguono. Dopo la fase di infusione si passa a quella che è la parte classica, che è la fase di fermentazione. La fase di fermentazione è chiaramente la fase più importante, prima ancora di quella storica e iconica della distillazione, perché permette la creazione del nostro mosto fermentato.
Questo è molto importante perché ogni singola distilleria, anche qui lo ribadisco, ha delle caratteristiche diverse. Il tempo di fermentazione è diverso in ogni singola distilleria per motivi tra i più disparati, per tempi di produzione, per storicità, per tipologia di tini a disposizione, per modo di produzione che può essere diverso, quindi si può andare a giocare sulla fermentazione a seconda dei risultati che si vogliono ottenere. Queste sono delle foto che vi fanno capire la grandezza delle camere di fermentazione. Questi sono presi dall'alto, quindi si cammina all'altezza del tino, che possono essere alti veramente di grandi dimensioni, si possono arrivare a 7-8 metri di altezza. Quindi la tipologia di produzione cambia profondamente a seconda delle numeriche di tini a disposizione che ogni distilleria ha. Qui sono un po' di informazioni anche per farvi capire la produzione, quindi quanti litri che si producono di mosto, quanti sono i cicli che si possono fare. Caulila è una di quelle che ha la produzione più alta in termini di volumi, di litri processati e quindi lavorati, e si può quindi andare a lavorare sicuramente su grandi volumi di produzione. È chiaro che nella fermentazione i lieviti la fanno da maggiore e che permettono quindi la trasformazione del nostro liquido di tirar fuori fondamentalmente una parte alcolica, l'utilizzo di lieviti all'interno del liquido permette di creare un liquido fermentato, un mosto fermentato, di cui di solito si arriva a un 8, 9, 10 massimo di grado alcolico. Anche questo dipende, ogni singola distilleria ha delle fasi diverse. Questa è una foto, per esempio, degli alambicchi di Caulila, e qui poi adesso andremo nel dettaglio a capirne. Le tecniche per quanto riguarda la distillazione sono imponenti, sono meravigliosi, sono questi strumenti un po' arcaici sotto certi aspetti che vengono mantenuti nel tempo e che permettono la realizzazione di quello che è il processo di distillazione. Ora non sto a darvi numeri perché altrimenti diventa noioso, ma la cosa importante è capire effettivamente il processo di distillazione. Tra breve andiamo nel dettaglio e lo capiremo. Caulila, faccio l'esempio di Caulila, è uno di quelli che ha gli alambicchi più grandi e che quindi permette una lavorazione sicuramente importante sia in termini di volumi, ma soprattutto anche in termini di sentori. Tantissimi alambicchi sono soprattutto retaggio del passato, si cerca sempre di mantenere un legame col passato per quanto riguarda la struttura e la tipologia di alambicchi, proprio per mantenere un liquido che sia costante nel tempo. Non vado a darvi troppi dettagli sulla parte alcolica, lo vedremo tra breve. Una cosa fondamentale da sapere e da ricordarsi è che la tipologia di produzione del single malt scotch whisky prevede una distillazione discontinua. Adesso capiremo nel dettaglio cosa vuol dire, ma quando si parla di distillazione discontinua si parla di alambicco, still, in rame, che sono questi che abbiamo visto adesso, che sono quelli che permettono da tantissimi anni di poter continuare a produrre whisky alla vecchia maniera, sotto un certo modo di dire. Ovviamente poi la parte di invecchiamento che rappresenta la parte finale, ma che è molto importante, capiremo il perché tra breve. Questo è un esempio di un NAS, l'ho messo proprio per darvi il punto di riferimento rispetto a quel che ci siamo detti. Caulila Malt, che rappresenta un no age statement di Caulila. Di solito i NAS rappresentano whisky giovani, di solito 4, 5, 6, massimo 8 anni di invecchiamento, e sono quelli che a oggi rappresentano un po' uno sguardo al passato. Whisky giovani vuol dire ricordarsi come il whisky veniva fatto. Tanti anni fa non c'erano i grandissimi invecchiamenti, non c'erano i lunghi invecchiamenti. Il whisky come una volta si faceva fondamentalmente su invecchiamenti corti, brevi. Il NAS di solito si identifica con questa tipologia di produzione. Come tante parole, ve l'ho detto all'inizio, del mondo scotch, del mondo whisky in generale, il gaelico ci mette lo zampino. Faccio l'esempio di Mocque perché Mocque in gaelico vuol dire alba, e questo fondamentalmente è stato per Caulila uno dei primi passi verso il mondo dei NAS, dei New Age, perché era uno dei primi imbottigliamenti senza dichiarazione di età. Questo è il motivo per il quale venne scelta la dicitura Mocque. Torniamo un po' più nel dettaglio. Abbiamo parlato di mashing. Mashing, andiamo nello specifico e capiamo effettivamente cosa avviene. Prima parlavamo di immissione di acqua. Abbiamo preso il nostro orzo maltato, l'abbiamo essiccato, lo portiamo in distilleria.
portiamo in distilleria, lo trituriamo grossolanamente in quella che viene definita una farina grossolana, appunto chiamata grist, e questa farina viene immessa in quelle che abbiamo visto in teoria essere le mashtan. Le mashtan sono grandi vasche rame, alcune ultimamente le stanno cambiando, qualcuno la mette anche in acciaio in realtà, e dove fondamentalmente avviene un processo molto semplice, sciogliamo il maltosio. Quindi vado a immettere l'acqua a tre temperature diverse, di solito vi ho detto dai 60 agli 85 gradi, questo può variare, ci sono per esempio delle distillerie che partono da 65-68 gradi, altre che partono proprio da 60. La diversa tipologia di immissione dell'acqua, i diversi intervalli di immissione comporteranno chiaramente delle grandi differenze in termini di risultato finale. Questo è un processo che di solito dura circa tra le 12, le 20, le 22 ore, e permette quindi al liquido risultante, che verrà appunto chiamato cuore, di essere poi pronto per essere scolato, raffreddato e pronto per essere trasferito in quello che sarà la camera di fermentazione. Tantissime distillerie, non tutte, ma buona parte, utilizzano il residuo secco, di questo processo come, complemento per quanto riguarda l'environment, l'ambiente circostante, spesso infatti viene utilizzato come mangime per gli animali. Questo sempre per pensare un occhio a quella che è l'ecosostenibilità. Bene, il nostro wort è pronto, viene, come abbiamo visto prima per Caolila, trasferito in quelle che sono le camere di fermentazione, le stanze della fermentazione. E qui chiaramente, come tutti noi sappiamo, il processo di fermentazione avviene dove i zuccheri, ad uso e grazie all'intervento dei lieviti, vengono trasformati in alcol. Questa fase, come abbiamo detto, avviene in tini di legno, di solito pino o larice. Anche qui qualche piccola distilleria, qualche distilleria in generale può e sta cambiando, un po' a dire la verità, la conformazione dei tini. Alcuni stanno per esempio prevedendo anche in acciaio, anche qui. Il tempo ti dirà quali saranno i risultati, basti sapere che la maggior parte continuano a utilizzare tini in legno. Questi tini sono definiti washback e la fermentazione in media dura tra le 48 e le 78 ore. Questo non è assolutamente un diktat perché ci sono tantissime distillerie che fanno fermentazioni più lunghe, lo vedremo tra breve con la Gowen e con altre, dove la fermentazione lunga costa di alcune differenze, ma adesso capiremo il perché. Alla fine comunque del processo di fermentazione, che permette quindi di creare non solo il liquido finale, ma di arricchirlo con numerosi elementi, come per esempio estri, aldeidi, parti importanti che saranno poi caratterizzanti del gusto alla fine, dopo la distillazione e l'invecchiamento, già qui si sviluppano caratteristiche importanti del liquido che andremo a bere. Il liquido alla fine abbiamo detto che raggiunge una gradazione alcolica dal 7 e 9, a volte anche di più, nelle fermentazioni cosiddette lunghe, si può arrivare anche a un 11, un 12% di grado alcolico. Il punto è che questo liquido alla fine viene chiamato wort. Quindi, ricapitolando, dal mashing, dall'infusione otteniamo un wort, dalla fermentazione otteniamo un wort, un wort fermentato. Prendiamo l'esempio di Lagavulin per parlare di fermentazione. Siamo sempre sull'isola di Ayla, siamo sempre nel mondo della torba, siamo sempre nel mondo dei grandi whisky affumicati e rispetto a Caolila saliamo leggermente per quanto riguarda il grado di torbatura. Se con Caolila siamo intorno ai 35 ppm, con Lagavulin saliamo dai 40 in su. Una storia bellissima quella di Lagavulin, per chi è amante del mondo del whisky saprà, avrà sentito già raccontare la storia del Irrequieto Peter Mackey, che creò quella che è la storia relativa alla Gavulin. Peter Mackey, che era un agente di una nota distilleria, che non posso citare il nome, che venne poi, diciamo, sotto un certo punto di vista quasi senza lavoro, perché la distilleria decise di produrre e di commercializzare internamente il proprio whisky. Peter Mackey decide di aprire un'altra distilleria, per crearsi da solo quello che era il proprio blended, che era ed è White Horse. Nasce quindi la Gavulin, ne nasce anche un'altra che era Malt Mill assieme alla Gavulin, ma poi fondamentalmente la Gavulin divenne la punta di diamante di Peter Mackey, e sicuramente da lì in poi una bellissima storia che arriva fino ai giorni nostri. La Gavulin, che fondamentalmente prova una fermentazione lunga, quindi questo è l'esempio che ci porta a capire le grandi differenze in termini di distillazione. Una distillazione, scusate, una fermentazione
passa oltre le 55 ore, di solito viene definita long fermentation. Quindi in una sorta di spartiacque, passatemi il termine, una fermentazione che supera le 55 ore di solito si definisce long fermentation. In questo intervallo non è codificato, è una consuetudine, di solito dalle 55 alle 60 ore in poi si definisce una fermentazione lunga. Più lunga la fermentazione, è chiaro, più do tempo al mio mosto di ribollire, di creare caratterizzazioni al liquido, quindi di sviluppare estri di caratterizzazione del liquido, e questo lo renderà sicuramente molto caratterizzato. È chiaro che il balance tra una fermentazione lunga e corta è abbastanza ovvio. Più io riduco i tempi di fermentazione, più avrò un liquido che non sarà chiaramente molto caratterizzato, molto specifico, sarà un po' più unito, passatemi il termine, ma avrò chiaramente possibilità di fare più cicli di fermentazione e sviluppare quindi quantitativamente più prodotto. Più io invece allungo la fermentazione, più sarà lunga, più il liquido sarà caratterizzato, ma sicuramente allungo il tempo di produzione, meno liquido nel tempo riuscirò a fare, quindi il costo sarà sicuramente maggiore. Questo è un po' lo stile di Lagavulin, ma come tante distillerie che fanno fermentazioni lunghe. Se vedete l'immagine, il primo prima era di Caulina, adesso è Glenkinch, che hanno delle forme molto simili. Se guardate invece la Gavulin, la forma degli alambicchi è molto più piccolina, e quindi anche la tipologia di, come si dice, produzione sarà diversa, e soprattutto fondamentalmente anche il liquido avrà delle caratteristiche profondamente diverse. Questo è molto importante e lo capiremo tra breve quando parleremo di distillazione. L'esempio classico di Lagavulin è il Lagavulin 16. Io ho messo questo prodotto perché rappresenta probabilmente forse il prodotto più esemplificativo della distilleria, ma del mondo PIT, quindi del mondo turbato per eccellenza. Lagavulin 16 ne rappresenta forse il numero uno per quanto riguarda la commercializzazione e soprattutto la conoscenza di un certo tipo di gusto dell'isola di Islay e del mondo Scotch in generale. Arriviamo al cuore, il cuore della produzione, che è chiaramente la distillazione, quest'arte meravigliosa che ci si tramanda da secoli. Addirittura le società pre-arcaiche, gli arabi, già predicavano e lavoravano in distillazione fondamentalmente per creare essenze, quindi andando a sfruttare quella che è una proprietà molto basica a livello fisico dell'alcol. Noi sappiamo che in una situazione di temperatura, ma soprattutto pressione costante, l'acqua evapora a 100 gradi, l'alcol no. L'alcol comincia a evaporare molto prima dei 100 gradi. Sapendo questa differenza temperatura e punto di ebollizione dell'alcol, io riesco a separare l'alcol dal resto. In questo modo io riesco a controllare, posso dirvi in maniera ancora un po' non molto empirica, perché quando si parla di distillazione e va in distilleria è difficile capirne le essenze, spesso e volentieri anche chi è lì dentro da 50 anni ha difficoltà a poter capirne alcuni effetti, alcune caratterizzazioni, però quella che è la parte fondamentale, che per distillare Scotch whisky single malt si utilizzano gli alambicchi e si utilizzano le distillazioni discontinue. Questi sono gli alambicchi, un po' stile la definizione della distillazione discontinua, e quello che è spesso importante capire è che la prima e la seconda distillazione sono due elementi che vanno di pari passo, ma che fanno due fasi diverse. Quello che si va a distillare principalmente è il cuore della distillazione. Noi sappiamo, faccio un passo indietro, che l'alcol comincia a evaporare dai 55 gradi in poi. Bene, tutto quello che evapora dai 55 gradi in poi, circa fino ai 78,4, viene definita pesta di distillazione. È la parte forte, impura, con altissime concentrazioni di metanolo, quindi non salubre, e soprattutto la parte che viene scartata e in parte rilavorata. Il cuore della distillazione è quello che è ricompreso tra l'intervallo 78,4-96 gradi. Questo è il cuore del distillato, che poi proseguirà il suo cammino verso la parte finale e poi l'invecchiamento. Quello che distilla oltre i 96 gradi viene definita coda, faint.
La parte che racchiude le molecole più pesanti, più oleose, di solito sono le parti che tecnicamente difetterebbero il distillato, e questo fondamentalmente prevede un essere scartate, ma principalmente rilavorate. Quindi la differenza è che di solito le code vengono rilavorate quasi sempre, le teste non sempre, a volte no, a volte sì, dipende dal processo di produzione. Questo è lo spaccato dell'alambicco. Prima e seconda distillazione di solito avvengono chiaramente in due momenti separati connessi. Gli alambicchi di solito lavorano a coppie, quindi l'alambicco 1 che fa la prima distillazione lavora a coppia con l'alambicco 2 che fa la seconda distillazione e sempre di solito gli alambicchi che fanno la prima distillazione sono leggermente più grandi, gli alambicchi che fanno la seconda sono leggermente più piccoli. Questo capirete da soli perché? Perché nella prima ho più prodotto da fare, nella seconda ne ho di meno, proprio perché c'è questo sistema di taglio, coda, teste e cuore. Questo è l'alambicco, la sala degli alambicchi di Talisker. Questa foto l'ho messa per un motivo molto preciso. Se vedete, i primi due alambicchi in fondo, provo a mettere il riflettore, forse ci vedo meglio. I primi due alambicchi in fondo sono quelli della prima distillazione e sono un po' più grandi. Questi due in realtà sono tre, quelli di Talisker, più piccolini sono quelli della seconda distillazione. Se leggete qui, trovate un tubo che si connette che recita Low Wines and Fames. Perché l'ho messa questa foto? Perché è fondamentale per farvi capire questa cosa qui. Prima distillazione. La prima distillazione. Quindi alcoli, esteri, aldeidi, gli acidi si separano dal lievito, dalle impurità e dalla buona percentuale di acqua. Il risultato quindi di questa prima distillazione viene chiamato low wine. È un liquido molto denso, impuro, con una gradazione circa di 20 gradi che passerà poi sicuramente alla seconda distillazione. E qui vedete low wine, per questo l'ho messa, per darvi appunto l'idea che passa in seconda distillazione il risultato della prima. Più. Che cosa? Le fenze. In seconda distillazione, quello che avviene chiaramente è la produzione del vero e proprio liquido appena fatto, il cosiddetto new make, quindi, dove avviene in decisione la parte del taglio, teste, cuore e code del distillato e soprattutto fondamentalmente il cosiddetto liquido finito, il new make della distillazione. Qui ho messo un video. Così spero che questo possa aiutare. La distillazione è bellissima, un'arte meravigliosa, ma a volte un po' complessa da capire. Il primo alambicco va a esemplificare la prima distillazione. Questo qui sulla sinistra. Il secondo alambicco, un po' più piccolino, esemplifica la seconda distillazione. In gergo, i due alambicchi, possono essere più di uno per la prima, più di uno per la seconda, si definiscono wash still, quelli che fanno la prima distillazione, perché? Perché prendono il liquido dalla fermentazione e quindi wash still, rispetto a quelli che fanno la seconda distillazione, che vengono definiti spirit still, perché distillano appunto lo spirito. Ora, per capire effettivamente cosa accade, guardiamo il video. Questo è l'arrivo del wash sulla sinistra del primo alambicco, che è il liquido che arriva dalla fermentazione. Lo metto dentro al mio alambicco, do fuoco e che cosa succede? Calore, l'alcol evapora, wash still, viene ricondensato tramite quelli che vengono chiamati warm tube, tubi di condensazione, quindi con dell'acqua gelida permettono di riconvertire dallo stato gassoso allo stato liquido il mio prodotto. C'è la camera che separa teste, code e cuore di distillazione, e chiaramente in questo caso il low wine, e rimanda alla seconda distillazione, al secondo alambicco, il liquido. Spirit still, stesso discorso, calore, ricondensa, ritrasformazione allo stato liquido, spirit safe che separa teste, code e cuore della distillazione, il ciclo viene completato quando finisce la seconda distillazione e si arriva alla cosiddetta spirit receiver, che è quel piccolo quadratino che vedete in basso, che è la parte, la camera che va a chiudere il cosiddetto new make, il liquido appena fatto. Liquido appena fatto che poi sarà pronto per essere messo in bocca. Questo è veramente, in poche parole e con l'aiuto di un piccolo video, cosa avviene per quanto riguarda il processo di distillazione. Ripeto, questo è un processo che avviene per i single malt, che deriva da quello che è un disciplinare scozzese che prevede due diverse distillazioni distinte, prima e seconda in pot still, distillazione discontinua.
Spero che sia chiaro, in caso la chat è pronta, dopo potrò leggere tutte le vostre domande se ci sono dubbi. Questo è un piccolo esempio anche in termini di numero di alambicchi, non è sempre paro il numero degli alambicchi, vi ho detto che la maggior parte degli alambicchi lavorano in coppia, quindi si potranno spesso trovare pari numero di alambicchi per il Walsh, pari numero di alambicchi per lo Spirit, questo non è sempre vero e faccio l'esempio di Talisker, che ha due alambicchi per il Walsh e tre per lo Spirit. Cosa vuol dire? Vuol dire che Talisker storicamente, ma tra breve lo andremo a vedere, ha una caratteristica molto molto importante che è quella di avere una storicità diversa per quanto riguarda la produzione. Quella che vi ho messo qui è una delle Spirit Safe, una delle poche che sono riuscito a fotografare nella mia vita, che è quella di Glen Elgin, un'altra delle nostre distillerie. Nella Spirit Safe avvengono e racchiudono tutti i liquidi che derivano dalla distillazione e se riuscite a vedere questi tre piccoli bicchierini che sto evidenziando con il mouse, i bicchierini dividono teste, cuore e coda della distillazione. In questo caso poi diventa un processo meccanico dove vengono tagliate per tante distillerie ancora a mano tramite leva il taglio delle teste, code e cuore, in tante in realtà avviene in maniera automatizzata e meccanizzata. Distillato esce dall'alambicco discontinuo, quindi per questa tipologia di distillazione, di solito in un intervallo di gradazione alcolica tra i 68 e i 75. Quindi la distillazione discontinua riesce a distillare in media un liquido finale che ha più o meno questa gradazione alcolica. Questo è molto importante perché poi vedremo nel blended il discorso è leggermente diverso. Parliamo di Talisker, ne abbiamo parlato, abbiamo visto delle immagini, ci ha aiutato un po' a capire l'essenza della produzione, parliamo un po' anche della distilleria, che nel mondo dei torbati sicuramente ne rappresenta una bellissima quota rappresentativa. Talisker si trova su un'isola, vedete qui nel piccolo cerchietto a nord della Scozia, un'isola bellissima, io ho avuto modo di vederla più volte, quindi vi consiglio ovviamente quando sarà possibile di andarci perché è un posto meraviglioso. Tra l'altro, National Geographic l'ha classificata come una delle isole più belle del mondo, qui è citata la quarta isola, tra l'altro, vero? Dove ci sono stati girati tantissimi film, dove il mondo, il mood è veramente meraviglioso. A Talisker ti dicono sempre se non ha piovuto pioverà o se non ha piovuto ieri. E fa parte dell'arcipelago delle Ebridi Interne, dove ci sono dei luoghi mitici e meravigliosi, e dove tra l'altro sorge la distilleria di Talisker stessa. A Talisker si arriva da Inverness dopo una lunga traversata delle Highlands, quindi un viaggio meraviglioso, bellissimo. Si passa, per esempio, da Inverness sul lago di Loch Ness, si costeggia il lago di Loch Ness, si arriva poi all'altra parte della Scozia, si attraversa un ponte che solo dal 95 collega la terraferma scozzese all'isola di Skye, prima si andava esclusivamente in barca. Questa è la distilleria, una foto presa dall'archivio, un'altra invece presa dalla mia macchinetta fotografica, in realtà sono uguali, sono due momenti meravigliosi in cui non c'era pioggia a Talisker, e questo assolutamente è particolare. La caratteristica d'autore di Talisker è che Robert Louis Stevenson la definì addirittura Talisker come il migliore drink del mondo, e questo è forse una delle cose più divertenti. La storia non me la sto qui a raccontare perché vi annoierà. Buona parte delle distillerie, come tutte, derivano da quella che è una momento del storico che sono i primi dell'Ottocento, dove la maggior parte diventa legale, quindi vedete tante distillerie che recano data ufficiale fine del Settecento, primi dell'Ottocento. Questo non vuol dire che non si operava da prima, tante distillerie distillavano, operavano in maniera illegale anche da prima. La legalità, quindi l'essere fregiarsi del termine legale, per tanti arriva ai primi dell'Ottocento, ma questo avveniva anche prima. Divertente tutta la vicissitudine della storia di Talisker, non sto qui veramente a raccontarvela passo per passo. Una cosa divertente ma importante per quanto riguarda il mondo di Talisker è che per tanti anni è stata una di quelle distillerie che lavorava a tre distillazioni. Quando si parla di tre distillazioni, a oggi si identifica per esempio uno stile che è quello di produzione dell'Irish Whiskey, mentre per lo Scotch di solito si articola appunto su due distillazioni. Questo è il motivo principale per il quale Talisker ha tre alambicchi per il Walsh e due per lo Spirit. Questo è fondamentale per capirlo. Una delle caratteristiche più importanti di Talisker, anche qui, è la fermentazione, qui molto lunga, circa 65 ore, e soprattutto una delle distillerie a cui sono più affezionato proprio perché
a questo sentore salino, marino, iodato che si percepisce in tutti gli angoli della distilleria, che poi si ritrova assolutamente nel bicchiere e che è assolutamente inconfondibile. Questo è appunto uno spaccato, una foto che vi fa capire il numero degli alambicchi. In questo caso sono 5, i tre fondamentali erano la base per essere le tre distillazioni, cosa che non avviene più dal 1928. Quindi fino al 28 si è avuto una tripla distillazione. Dal 28 in poi si è passati alla più convenzionale doppia distillazione. Qui ho riportato anche il livello, l'intervallo del New Make di Talisker con un ppm, ripeto, parti per milione di torba, di completo tra i 25 e i 28, e sicuramente un livello medio importante, riconoscibile, che si trova assolutamente all'interno del bicchiere. Qui vediamo la piccola caratteristica di Talisker, questo. Collo a cigno, la cosiddetta lye pipe, la parte finale dell'alambicco, il collo che poi va a stringere la parte dell'alcol in forma gassosa che poi viene riconvertita in termini liquidi, con questo piccolo questo angolo diverso che permette un reflusso particolare dove le molecole più pesanti ricadono all'interno del distillatore e permettono quindi un liquido estremamente pulito, estremamente lineare, estremamente caratterizzato da quello di Talisker. Qui è fondamentale, e ci arrivo proprio in questo momento per raccontarvi la parte di ricondensa. Talisker rappresenta, insieme ad alcune altre delle distillerie che utilizzano ancora i Work Tubes quindi non sono i classici ricondensatori che troviamo in tante distillerie, ma sono veramente l'old style, il vecchio stile di ricondensare il whisky. Quindi, come vedete, questa parte, adesso ve la evidenzio, del distillatore esce qui, quindi questa è la connessione con l'alambicco, esce il collo a cigno, entra in queste grandi vasche dove i tubi bollenti, incandescenti, sono immersi in acqua gelida che permette la ricondensa. Questo permette appunto un sistema di ricondensa di warm tubes, alcuni tanti sono passati a più moderni condensatori che permettono di riportare in una visione più moderna il liquido dallo stato gassoso allo stato liquido. Talisker, come alcune distillerie, mantiene ancora il vecchio impianto, una caratteristica molto, molto importante. Questo è il famoso collo che vi facevo vedere prima, quindi questo reflusso che permette di portare uno spirito più puro e permette fondamentalmente un carattere più ricco e a volte più riconoscibile per quanto riguarda Talisker. Una piccola curiosità che ci tengo a dirvi: le note salate di iodio, di torba, come spesso e volentieri vengono identificate, sono derivanti già dalla fase di produzione, non sono note che si acquisiscono in fase di invecchiamento. Quindi alla fine del processo di distillazione, ma questo vale per Talisker come vale per tanti altri, le note caratterizzanti sono già nel New Make, prima ancora di andare in invecchiamento. Questo è assolutamente fondamentale. Anche qui lo ribadiamo, tutte le note principali vengono appunto dal processo di produzione. Anche qui spadiamo un altro piccolo mito, se vi va, la parte di invecchiamento. Tutte le distillerie hanno una storehouse, powerhouse così chiamata, dove vengono stipate le botti. Non tutte le botti rimangono sempre in distilleria. Questo per due motivi principalmente. Il primo per una questione di spazio, banalmente. Pensate a quanto whisky si vende nel mondo e quanto dovrebbero ingrandire ogni volta e ogni giorno le powerhouse e le distillerie, ma soprattutto per una questione di salvaguardia del whisky. Non sono poco note purtroppo gli incendi in distilleria, non sono poco noti gli incidenti in distilleria, soprattutto nella fase di produzione del whisky. Fortunatamente negli ultimi anni molto meno grazie alla tecnologia, ma nel passato si può leggere in qualsiasi storia di ogni distilleria almeno un incendio e quindi tanto liquido che si perde, tanto prodotto che si perde. In questo modo la divisione delle botti in altri magazzini del territorio scozzese permettono di poter mantenere ben saldo il fabbisogno e soprattutto lo stock di prodotto a disposizione. Queste sono piccole cose divertenti riguardo a Talisker, l'ho messa così giusto per chiacchierarne. Rispetto a Caulila, di cui prima vi raccontavo la grande influenza, la grande storia, soprattutto per gli imbottigliatori indipendenti, Talisker è sempre stato molto difficile da vendere esternamente il proprio liquido. Curioso nel caso di un importantissimo imbottigliatore indipendente che è Gordon MacPhail, che in una serie, che è la serie Secret Mills,
mise sul mercato degli imbottigliamenti senza riportare il nome della distilleria, ma scriveva solo che si proveniva dall'isola di Skye. Pensate che per tantissimo tempo Skye ha una sua distilleria, era Talisker. L'esempio che ho messo qui è Talisker 10. Talisker 10 rappresenta l'elemento più importante della distilleria, il più conosciuto, forse il più apprezzato, uno dei prodotti continuativi, ricordo con la dicitura continuativa, quindi che si può trovare ogni anno allo stesso grado di invecchiamento, allo stesso grado alcolico e soprattutto allo stesso tempo di invecchiamento. Invecchiamento, siamo arrivati velocemente alla fase finale, quindi non vi ruberò tantissimo tempo. Siamo arrivati alla fase finale della produzione. Abbiamo il nostro new make e il new make è pronto per essere invecchiato. Abbiamo capito che la normativa scozzese prevede un minimo di 36 mesi e un giorno, 3 anni e un giorno, di invecchiamento in botti di rovere. Non sempre solo in botti di rovere, diciamo che di base si utilizza botti di rovere, ma la base fondamentale è quella che attiene all'invecchiamento sul territorio scozzese per questo minimo di tempo. La parte fondamentale si attiene a botti che utilizzavano e contenevano precedentemente American Bourbon, American Whisky di base, e di solito fondamentalmente botti francesi ex sherry o comunque di provenienza ex vinoso. A seconda della botte utilizzata, chiaramente il whisky assume ovviamente delle caratteristiche ben diverse. Per quale motivo? Questa è una slide secondo me fondamentale perché fa capire come cambia a seconda del liquido all'interno l'interazione col legno, ma per parlare di invecchiamento dovremmo star qui veramente ore, quindi cercherò di essere veramente veloce e sintetico. A prescindere dall'alcol che si usa di base, che sia alcol di canna da zucchero, alcol di grano, alcol di uva, o in questo caso alcol di malto d'orzo, l'interazione della base del prodotto all'interno della botte prevede una serie di azioni, di interazioni che possono esserci tra il liquido e la botte. E a prescindere chiaramente dal liquido risultante, quello che avviene prettamente, basicamente all'interno di una botte sono l'interazione con l'ossigeno, l'interazione con il legno e chiaramente una coda di evaporazione. Ora, le note e le azioni che nel legno avvengono nel liquido, quindi le di estrazione, ricombinazione, ossidazione sono assolutamente peculiari. La parte di evaporazione cambia profondamente a seconda di dove mettiamo la botte a invecchiare. Nel caso del rum, tipicamente di solito originario del Caribe, immaginiamo che temperature e umidità di un certo livello permettono un'evaporazione completamente diversa rispetto al mondo scotch. Il mondo scotch si attesta ad oggi sui dati del 2019, che sono quelli più aggiornati che noi abbiamo. Una quota di evaporazione media annua di liquido in botti del 4%, che è tantissimo, ma non troppo per quanto riguarda lo scotch. Pensiamo che stiamo invecchiando in Scozia. Ci sono whisky, scusate, ci sono rum che invecchiano nel Caribe dove la quota di evaporazione può arrivare a 20, a 25, al 30%. Ragionate sempre in termini di anni. Più io sto a lasciare un prodotto in fermo in botte, più io ho un'evaporazione, quindi una perdita di liquido, che è fondamentalmente una perdita di denaro per quanto riguarda le distillerie. Ma quello che avviene all'interno dell'interazione del whisky, in questo caso con del legno, per quanto attiene lo scotch, fondamentalmente ha delle inflessioni che noi possiamo ricondurre in questa tabella molto semplice, dove aroma e colore sono le due grandi inflessioni, oltre al gusto e alla struttura del liquido, che vengono gestite e cambiate a seconda della botte di riferimento. Quindi, fondamentalmente, utilizzando una botte ex bourbon, quindi ex whisky americano, il colore tendenzialmente sarà quello legato al mondo dell'oro, del giallo paglierino, del chiaro e degli aromi rinomatamente riconducibili a note più dolci del miele e della vaniglia. Per quanto riguarda le botte a sherry o vinose in generale, il colore tendente sarà quello del mogano, dell'ambra, rossastro, amaro, riflessi rubino, riflessi più o meno intensi, ma con degli aromi e dei sentori tipicamente legati al mondo dell'ex vino, con una nota di frutto rosso, una nota leggermente più acida e anche delle note floreali. Questo è veramente, per riassumerla molto basicamente, è chiaro che è un mondo molto più ampio, quello che è l'inflessione della botte del liquido. Io qui vi ho messo un piccolo spaccato per farvi capire come effettivamente ragiona la botte, come effettivamente interagisce nella botte col liquido e come avviene fondamentalmente la messa in botte del prodotto. Per quanto riguarda le botti americane o ex americane, si dividono fondamentalmente in due tipologie.
ma questo a seconda della tipologia di botte non cambia il meccanismo dell'interazione con la botte. Li possiamo veramente ricondurre a tre grandi categorie, la subattiva, additiva e interattiva. Nella prima fase è quella che io vado a identificare come la fase che mi fa perdere l'immaturità del liquido, ma questo è veramente semplice. Più un liquido sta a contatto con la botte, più perde immaturità e diventa maturo in maniera molto semplice. La fase additiva del legno, quindi la parte che dà il legno al liquido, è quella di dare un carattere al liquido. Il legno, soprattutto nelle fasi iniziali, prima, chiedo Luciano gentilmente di non disegnare perché è già difficoltà togliere quelli di prima. La fase additiva è quella che permette nelle fasi iniziali del liquido di avere un contatto stretto col legno. Dovete sapere che il legno è vivo, ovviamente, è una materia organica, nella fase iniziale assorbe il liquido e poi lo rilascia gradualmente. Queste sono le fasi in cui c'è interscambio tra liquido e legno. Chiaramente la parte interattiva è assolutamente la parte più importante, quella dove ci viene a creare proprio una connessione, un legame ulteriore con le molecole. Quando prima parlavo, senza diventare troppo tecnici, dei corpuscoli, degli additivi, non degli additivi, degli elementi che si sviluppano nelle fasi di fermentazione, parlavamo di alcoli esteri, aldeidi, quegli stessi elementi, legandosi con gli elementi del legno, che sono principalmente cellulosa, emicellulosa, tannini, creano ulteriori legami che saranno proprio esattamente i sentori che noi abbiamo al profumo e abbiamo nel gusto. Quindi questa è la fase fondamentale, la fase interattiva del legno. Queste sono le tipologie di botti. Io qui ho fatto una piccola differenziazione perché è molto importante. Le botti ex Bourbon di solito si dividono in due macro-categorie, che spesso lo trovate nelle etichette, quindi è giusto per darvi un'informazione in più. Le botti ex Bourbon si dividono in Oxed e in Barrel. Le Oxed sono leggermente più grandi, quindi hanno una capienza di circa 250 litri, mentre le Barrel Standard American sono quelle da 200 litri. Quando trovate queste tipologie di diciture, quindi First Fill, Refill, Ringiovanita, si attiene all'utilizzo. First Fill di solito significa primo riempimento, cioè la botte appena arrivata, smontata, rimontata e riempita con il whisky nuovo. Refill è il secondo passaggio, quindi la seconda volta che utilizzano la botte per la parte di invecchiamento. Ringiovanite di solito sono le cosiddette charred, le parti di bruciatura all'interno, quindi vengono riattivate col fuoco per riattivare il legno. Bene, di solito le recharred o le charred di solito sono le oxed, quindi quelle un po' più grandi, mentre le barrel di solito fanno sempre first fill o second fill. Quando invece si parla di ex sherry, principalmente si parla di butt. Sono botti un po' più grandi, quindi anche l'interscambio è diverso, si parla di circa 500 litri, si parla di European oak, alcune sono anche americane, ma la maggior parte sono europee. Anche qui si parla di solito di refill, quindi primo riutilizzo, quindi primo riempimento. Anche qui possono essere ringiovanite, quindi possono essere leggermente bruciate all'interno. No, concludendo, quindi 3 minuti di ritardo, la cosa che mi faceva veramente piacere sottolinearvi è questa, quindi l'influenza all'interno della botte è fondamentale, dove nella fase di invecchiamento cambia profondamente lo spirito, quindi la struttura del liquido all'interno della botte. Io qui ho fatto una piccola tabella che è molto semplice, in realtà, che vi spiega esattamente cosa accade. Nei primi 3 anni, quindi nell'asse orizzontale, che è quella del tempo, all'immaturità avviene i primi 3 anni. Quindi la fase discendente di invecchiamento è quella che avviene appunto nei primi 3 anni. Questo qui, quest'area disegnata in giallo in mezzo, è quella che attiene al liquido, quindi al carattere, alle caratteristiche del liquido stesso. Bene, nella prima fase, quindi nei primi 3 anni, è una fase discendente, il liquido è immaturo. Dai 3 anni in poi si comincia a salire, si sale, si sale, si sale, si sale, più si va avanti, più si raggiunge quello che può essere definito l'apice per ogni singola distilleria, a seconda delle caratteristiche del liquido. Bene, questo ha un fine, ha un termine. Ci sono dei momenti che variano per distilleria a distilleria, oltre il quale l'invecchiamento, il legno, copre completamente il carattere della distilleria. Vuol dire che un whisky, faccio un esempio numerico, ma prendetelo per quello che è, se io un whisky di Talisker lo invecchio 50 anni, probabilmente a 50 anni quello whisky non sarà più buono. Non è che un whisky di 50 anni fa per forza deve essere buono.
Non sempre un invecchiamento lungo è buono, dipende dalla distilleria, dipende dal batch di botti, dipende da tantissimi fattori. Quindi non pensate mai che un invecchiamento lungo è per forza di cose sinonimo di qualità estrema di quel liquido, di quella distilleria. Varia. Questa, per esempio, è la mappa, è la tabella di Talisker, scusate, di Lagavulin, quella dopo è quella di Talisker. Vedete come si abbassa notevolmente il carattere, la struttura, quindi anche il tempo di maturità spesso cambia profondamente, quindi ci saranno stessi prodotti che hanno tempi diversi di invecchiamento e prodotti diversi che invece abbisognano di tempi diversi di invecchiamento con il proprio punto di massimo in momenti assolutamente diversi del tempo. Quindi se prima era qui, adesso è leggermente inferiore, quindi si può tranquillamente stimare che il massimo di Lagavulin lo può dare intorno ai 30-35 anni, mentre invece possiamo pensare che Talisker intorno ai 25 sia il punto di ottimo migliore che possiamo raggiungere sulla base di quelle che sono le basi della distillery character. Questo non vuol dire che oltre non si può andare, in quel caso si va a fare una doppia maturazione, che è proprio il motivo per il quale tanti invecchiamenti lunghi spesso hanno un mix di botti diversi alla base. Io credo di aver sporato di 4 minuti, vi lascio con il voucher che Marco della parte della struttura di Acquavite ci dedica per aver seguito questa sessione. Io interrompo la condivisione dello schermo dopo che vi ho fatto fare la foto per darvi la possibilità di accedere al coupon di sconto. E in caso poi la riprogliate successivamente, e ci sono forse un po' di domande. Forse tante che sono entrate, non so se riuscirò a rispondere a tutte, ma le che vale le raccogliamo. Provo a fare un piccolo rewind per capire da dove posso partire e poi cerchiamo di rispondere a tutte, in caso poi risponderemo singolarmente. Vedo che parecchi mi sentivano, alcuni no, spero che siate riusciti a sentirmi. Io il microfono lo uso per le call tutti i giorni, dovrebbe funzionare bene. Quindi proviamo un attimino a Emanuele, rispondere a qualche domanda. Vai, chi è? Non sento, interrompo, vai. ciao, sono Emanuele di Acquavite. Ciao Ciao a tutti. Manuele, vai. Interrompo un secondo solo per ricordare una cosa. Ci sono altre due sessioni molto interessanti. Anche nelle prossime sorprese come queste, quindi in questo caso un piccolo coupon di sconto del 5% sui prodotti del sito acquavite.shop, interamente dedicato a whisky. E poi nell'ultima ci sarà anche un whisky, Carolina Mock in regalo a uno dei presenti. Faremo una sorta di lotteria, per così dire, un'estrazione, meglio detto. Quindi ecco, se ci seguirete, se sarete così gentili da seguirci fino alla terza lezione, poi tra i partecipanti della terza ci sarà anche un'estrazione, regaliamo questa bottiglia di whisky, ma anche dalla prossima sconti altre piccole sorprese che non vi anticipiamo. Ora lasciamo spazio alle domande. Ah, sto scorrendo, ho visto che qualcuno purtroppo sentiva male, mi dispiace veramente tanto, ma non credo dipendesse dal mio, ma forse dalle impostazioni del microfono della Zoom, mi dispiace veramente tantissimo, però vedo che tanti mi sentivano, quindi probabilmente era il problema di impostazioni di Zoom. La prima che leggo è di Campbelltown, assolutamente sì, Campbelltown rappresenta un'altra zona di Scozia, ma in realtà purtroppo nel tempo ha perso un po' del suo valore in termini di importanza attuale, non che non ne abbia in termini storici, ma i whisky di Campbelltown purtroppo sono diminuiti tantissimo, le distillerie di Campbelltown hanno subito rispetto a prima una delegittimazione della zona in realtà. Può essere, anche a me dispiace tantissimo, amo Campbelltown, quindi Gianni Spada mi trovi assolutamente d'accordo con te, ma in termini di divisione di zone purtroppo oggi viene spesso e volentieri divisa rispetto alle altre zone, quindi non potevo citartela, anche se mi farebbe molto piacere parlare di Campbelltown. Scorro ancora giù, viaggio Islay stupendo, Bourbon First Fill usate per il Bourbon. First Fill vuol dire fondamentalmente che vengono prese, rispondo alla domanda di Alessandro da Caserta, per disciplinare il whisky americano usa botti nuove. Cioè, quando si fa whisky americano, che è di solito base mais o stricale, le botti per disciplinare americano devono essere nuove. Quindi una volta utilizzato le botti vengono vendute agli scozzesi o a chi ne voglia. E quindi quando arriva una botte dall'America, viene smontata, rimontata in Scozia, quando viene riempita la prima volta, di solito si utilizza la dicitura first fill.
Scendo ancora, anche qui sì, sempre le stesse domande sull'ex Barbon. Qualcuno anche aveva già risposto. Arbecten, quanti ppm sono? In realtà non può, lo posso anche sapere, non essendo nostra, non posso dirti nulla, mi dispiace. Riscendo ancora, qualche altra domanda? Sì, allora. Ah, eccolo qui, il preferito è Port Rig, assolutamente sì, di Talisker, quindi questa maturazione in butti di porto, il 18 assolutamente straconsigliato, questo seminario potrà essere visto, penso di sì, Emanuele probabilmente avrà registrato e lo manderà, Sherry Spagna, assolutamente sì, rovere francese utilizzato per affinamento di emergenza, assolutamente potrebbe essere, ma la differenza fra rovere americano e rovere francese. Sì, un po', ragazzi, non entrerei nel discorso del vino perché è molto più complesso parlarne, poi ci sono tante differenze, quindi anche sullo sherry c'è un mondo molto, molto importante. Noi personalmente utilizziamo alcune tipologie di sherry, soprattutto per le distillery edition, per l'affinamento in doppia maturazione. Si utilizza per esempio l'Amontillado, si utilizza tantissimo il Pedro Ximénez, utilizziamo anche l'Amoroso, lo sherry fino. Però non entrerei troppo nel dettaglio dello Sherry perché è veramente un mondo molto complesso e magari ne parliamo in una seconda o terza occasione. Quali sono le distillerie che non usano colorante? Questa è una bellissima domanda, non ho grandi problemi a rispondere. Allora, il colorante utilizzato, ammesso per la conservazione del colore, la stabilizzazione del colore, che non attiene al gusto. È un colorante industriale specifico che può essere l'unico utilizzato all'interno di certi prodotti che permette la stabilizzazione del colore. Questo per mantenere la stabilità del colore stesso. Cioè, vi faccio un esempio, per avere un Lagavulin 16 quest'anno e fra 2 anni, è fare un mix di botti, sempre della stessa distilleria, ma è un mix dove il più giovane all'interno ha 16 anni, chiaramente i batch possono essere diversi. Quindi per mantenere una stabilità di colore, per aggiustare in maniera più tecnica il colore, si può utilizzare un colorante che è stabilito e che è un additivo, ma non attiene al gusto, attiene esclusivamente ad aggiustare il colore. Quindi questo è utilizzato da tantissime distillerie, chi più chi meno, a seconda poi di quelle che sono le esigenze di produzione, ma non è assolutamente vista come una problematica, anzi è una passi utilizzata da tantissimi. Le botti utilizzate sono sempre vergini? No, di solito no, non sono mai vergini, anche se in passato abbiamo notizie che tante volte si è utilizzato botte vergini, soprattutto in epoche precedenti per l'utilizzo dell'invecchiamento, si sta tornando a sperimentare di utilizzare botti vergini, può essere sicuramente un'alternativa, diciamo che negli ultimi anni le più utilizzate erano appunto l'ex Barbon e l'ex Sherry. E possiamo approfondire alcuni difetti, sentori negativi che si possono riscontrare? Assolutamente, lo prendo come punto e lo inserirò nelle prossime molto volentieri. Alessandro, no, non lo vedo più. Sì, forse sì, il taglio di testa avviene in metodo rigoroso, solo con il controllo della temperatura del distillato in uscita o necessita di altre conoscenze da parte del distillatore? Bellissima domanda, Alessandro. Allora, di solito il taglio delle teste avviene di certi intervalli che sono arte del mestiere del master distiller, sono ormai riconosciuti, quindi si sa che certi alambicchi in certe distillerie lavorano in quella maniera, quindi si sa che quando si raggiunge quella temperatura, quell'intervallo è il momento giusto di fare il taglio. Altri hanno ovviato una parte più meccanica, più tecnologica, che permette a determinati intervalli di tagliare teste del cuore. Il problema è che va rettificato perché l'alambicco ogni tot tempo va pulito, all'interno dell'alambicco si crea una piccola patina, piccola neanche troppo, come se fosse una crosta di pane e quindi ogni tanto va pulito e risettato. Quindi chi utilizza la parte diciamo automatica deve risettare un pochino per piccolo passaggio, mentre in realtà altri riescono a farlo in maniera più di esperienza. Ecco. Qua mi sono persi. Come mai il disciplinare l'invecchiamento in botti da Barbon? Esatto, prima era 600 e quindi nell'America dove invecchiamo i whisky. Esattamente, prima si invecchiava in botti nuove, vergini, o in altre tipologie di botti. È chiaro che la consuetudine permette oggi di avere
questo mercato interno di botti, proprio perché il mercato americano ha tantissime botti a disposizione e il mercato scozzese, ma come tanti altri, utilizza principalmente le botti ex Barbon e quelle ex Sherry. Una cosa bellissima che in un'azienda ci dicono sempre: ogni volta che atterri in Scozia ci sono 10 milioni di botti pronte da essere riempite e 10 milioni di botti pronte per essere svuotate. Quindi questo è anche molto interessante. Vado veloce sull'ultima parte. Interessante, grazie mille, grazie a tutti, molto piacere che vi sia piaciuta, quindi ci aspettiamo alla prossima. Credo che le domande siano terminate, forse Marsala, questa non è la prima volta che mi fanno questa domanda, a oggi non ho informazioni sulla parte Marsala, ci sono sperimentazioni in corso, se ci saranno parti di Marsala sicuramente lo farò sapere, non è la prima training, degustazione o master in cui viene chiesto, quindi essendo qui una persona interessata, Roberta Colombo, sicuramente lo andrò a chiedere se ci sono sviluppi in tal senso. Sky Favolosa, Leonardo Mantoni, sono assolutamente d'accordo con te, la mia distilleria preferita. E credo di esserci arrivati alla fine. La differenza tra turbatura e affumicatura. Allora, bellissimo. La turbatura fondamentalmente è quello che attiene agli aromi che passa la torba, quindi il fumo denso e bagnato conferisce sia sentori affumicanti, tipici del fumi, sia sentori torbati, quindi tipici della torba, quindi questo odore molto intenso, molto forte della torba in sé per sé, che è come se fosse, passatemi il termine, un sentore di fumo bagnato. La torba che cos'è? Non è altro che un combustibile fossile, lo stadio pre del carbone, che si trova in grandissime quantità in Scozia e che, essendo questo terriccio bagnato, per farla breve, conferisce appunto questi sentori che sono tipicamente affumicati e torbati insieme, ma sono leggermente distinti. Una domanda, i tali che sono filtrati. Il filtraggio è una cosa molto interessante. Allora, che cosa si attiene al filtraggio? Lo trovate scritto quando i whisky sono filtrati. La maggior parte regano una dicitura che è Unchilled Filter o altrimenti Natural Cask Strength. Questo cosa vuol dire? Che di solito i whisky vengono filtrati. Per evitare l'opacizzazione, cosa si fa? Si porta il whisky a una temperatura molto bassa, si fa passare per grandi maglie che permettono quasi il congelamento del liquido stesso e permette la raccolta delle molecole più pesanti, le cosiddette impurità. Questo per evitare, diciamo, difetti a livello estetico. Nel passato ci sono state tante discussioni, tante diatribe tra gli amanti del whisky e i cosiddetti conservatori, in cui si identificava il non filtrare il whisky come elemento importante rispetto al filtrarlo, che era un po' un arte fare il whisky. Ha dimostrato che in realtà il whisky non va a rovinare il liquido, semplicemente lo rende un impatto visivo completamente diverso. Questo però avviene fondamentalmente per i continuativi, per le edizioni speciali, per imbottigliamenti di alta gradazione, quindi una sorta di grado pieno, si prende il prodotto dalla botte e si imbottiglia senza andare ad abbassare il grado alcolico. Tante distillerie, anche noi per esempio, non fanno filtraggio, non fanno filtrazioni e quindi recano la dicitura Unchilled Filter o Natural Cask Strength. Quarter cask in realtà sono più piccolini, quindi se immaginate che le dimensioni che abbiamo detto sono 200-250 le Oxed e le Standard Barley, il quarter cask è un po' più piccolino, quindi sono dimensioni diciamo un po' più piccole. Si usano non raramente, però sono più limitate rispetto alle standard, che sono le due principali, che sono appunto le standard da 200, le offset da 250. Quanto cambia il grado alcolico dalla botte alla bottiglia? Cambia parecchio. Il grado alcolico dalla botte, rispondo a Luciano Benedugio, scusate ragazzi, mi perdo i nomi, ma rispondo solo alle domande. La parte fondamentale del grado alcolico cambia perché dalla botte il liquido esce a una gradazione che può essere diversa a seconda dell'evaporazione e poi viene ricondotto a una gradazione più bassa tramite il taglio dell'acqua. Questo avviene per la maggior parte dei prodotti, tranne quelli che vengono definiti cask strength, come dicevo prima, quindi grado della botte, e quindi possono uscire a seconda di quanto la botte è stata ferma e quanto liquido ha perso, quindi possono essere 51, 58, 55, 59, 59, insomma dipende un pochino dalla tipologia di botte e dal tipo di invecchiamento. Mi sono perso forse qualcosa, sono tantissime ragazzi, quindi se ne sono qualcuna perdonatemi.
Non si gioca, non ci si gioca sulle botti, non vengono lavorate appositamente. Allora, sì, in realtà ci si lavora un po' sulle botti, ma come vi ho detto, principalmente per riattivarle. Quindi le botti, una volta che arrivano dall'America o da dove arrivano, che sono quasi sempre smontate, vengono rimontate e o utilizzate immediatamente oppure vengono ribruciate all'interno, cosiddette red burn. Ci sono vari livelli di bruciatura all'interno, il più alto, se non sbaglio, si chiama alligator, un livello altissimo di bruciatura con queste fiamme che fanno bruciare all'interno delle botti stesse, tale che all'interno il legno si spacca, creando quasi la pelle di un alligatore, è il livello più alto di rebarno delle botti. Glen Spey fa rilasci non al momento, però se trovi qualcosa di vecchio, Gianni Spada, assolutamente ne vale la pena. Nel via della destinazione sembra ci siano tre più una più due. No, in realtà è la coda dell'ultima, quindi l'ultima distillazione finché il ciclo non è completo tra il primo e il secondo, alcuni passaggi di Low Wine e Faience non viene mai completata, quindi è un po' più lungo nel video semplicemente perché deve finire il ciclo del liquido che passa dalla prima alla seconda e da quello che arriva dalla Spirit Receiver. Riguardo le zone di produzione, so che le isole fanno ufficialmente parlo delle Islands, non è stata riconosciuta Island come zona di produzione, l'eccezione di Island che fa sono al sespaglio. È un po' complesso questo argomento, sì, di base le isole fanno parte delle Islands, ma è più una, diciamo, una divisione interna. A oggi le zone principali sono quelle delle isole e delle coste, c'è questa divisione, una sorta di separazionista in cui si va a ricondurre che Aila è un po' un mondo a parte, mi trova tra l'altro molto d'accordo, proprio perché Aila ha un mondo completamente diverso rispetto agli altri, però diciamo che storicamente si sono sempre accomunate isole e coste per una vicinanza al mare, soprattutto per sentori spesso salini, iodati e salmastri, che sono molto riconducibili e riconoscibili in tutti i whisky. Talisker Special Edition 99, imbottigliato nel 2009. Benissimo. Nicola Calabrese mi dà un ottimo spunto per rispondervi. Una volta che il prodotto è messo in bottiglia, smette di maturare e di invecchiare. Quindi la cosa importante è solo conservarlo bene per berlo, non continua ad invecchiare. Vale alla doppia distillazione? Assolutamente no. La doppia maturazione è semplicemente un modo per invecchiare, per dare diverse infusioni di legno all'interno dello stesso liquido. Foolproof è quello che dicevo prima, quindi il grado pieno. Simone, non so se penso che hai risposto prima. Non filter, non ho risposto prima. Ex room cask, assolutamente. Ci sono degli esperimenti su andare a fare degli invecchiamenti in ex booty room. Ce n'è un esempio con Talisker quest'anno. Procurarsi botti sherry diventa sempre più difficile, sono assolutamente d'accordo, ci sono sempre meno bevitori di sherry e questo è un problema anche per la produzione. La turbatura riguarda la fase iniziale, quanto si perde durante le varie fasi in ppm? Sono reali i ppm di Ockhamar. Purtroppo su Ockhamar non ti posso rispondere, sulla prima domanda Dario Formicola posso dirti che un pochino si perde, sì, è inevitabile sulle fasi di produzione un pochino si perde, è chiaro che però rimane lo zucchero duro della tubatura iniziale. I punti di forza di un single malt contro un blended, bella domanda. Il punto di forza secondo me di un single malt è che è come se fosse accumulabile a una specifica. Il single malt è per un singolo uso, per un singolo gusto. Di solito chi ama un single malt ama il single malt, mentre il blended ha un approccio secondo me più a 360 gradi, ti permette di avere un gusto più accessibile, che ti permette di avere sicuramente una bevuta più dilatata nel tempo, e quindi il grande vantaggio del blended, che rappresenta, forse non l'ho detto, il 90% delle vendite dei whisky nel mondo è blended, non è single malt. Quindi il blended forse è più facile da bere, più approcciabile, forse anche più completo sotto certi aspetti, poi lo affronteremo nella prossima sessione. Talisker filtra o no? Gennaro, Talisker alcuni li filtra, alcuni no. I continuativi, come tutti, la maggior parte vengono filtrati, le special release, quindi le edizioni limitate, non vengono filtrate. Quindi la cosa importante è leggere le diciture perché alcuni sono filtrati, altri no. Nella stessa distilleria si possono avere dei whisky filtrati e dei whisky non filtrati.
Da Burtaschio di McCallan non posso risponderti perché non è un mio brand, quindi non mi sembrerebbe corretto, però penso di averti risposto prima nelle tipologie di invecchiamento. Sorella divertente sul principe di Galles, il sigillo lasciato alla Freud, questa purtroppo non la posso raccontare. Filtraggio, indicazioni riguardo alla degustazione dei distillati. Allora, sulle distillazioni dei distillati, mi sono perso. La distillazione e sulle indicazioni della degustazione dei distillati, filtrati e non filtrati, ricordate sempre che se io metto acqua dentro a un whisky che è stato filtrato, non si opacizza. Se io metto acqua in un whisky che è stato filtrato, si opacizza. Quindi è anche un modo per capirne le differenze. Credo si arriva alla fine. Blended si usano tanto nella mixology, assolutamente sì, il blended è molto più utilizzato nella miscelazione rispetto alla degustazione, ma ci sono tanti whisky blended da poter degustare. Whisky definiti medicinali sono ufficialmente riconosciuti come definizione, Marco, medicinali io lo uso tantissimo nelle note di degustazione, il sentore medicinale, il cosiddetto, a volte lo chiamo acetone, a volte lo chiamo medicinale, a volte lo chiamo, non so, alcol puro, ci sono delle note di degustazione per la quale si può utilizzare anche la nota medicinale che invece viene utilizzata, a volte viene definita in inglese anche una nota grassy e medicine nella nota di degustazione quando si va a degustare appunto questi lati. Quando è giusto aggiungere o no acqua per whisky a degustarlo? È bellissima domanda, io continuo a ripetere che l'acqua è uno strumento. L'acqua è uno strumento a disposizione che fondamentalmente si può utilizzare per tanti scopi. Il primo è abbassare il grado alcolico. Se un whisky è troppo alcolico, l'acqua, una goccia di acqua la può abbassare. Può abbassare l'impatto aromatico, quindi le note di torba o di affumicato o di tannino, se un whisky molto molto invecchiato, e permette di far aprire a volte il whisky. Quindi nelle degustazioni tecniche di solito vi consiglio sempre di fare una degustazione senza acqua, una degustazione con acqua per vedere l'evoluzione del distillato, ma secondo me deve essere assolutamente uno strumento a disposizione e saperlo utilizzare, quando uno deve scegliere come andare a bere il proprio whisky nella miglior maniera possibile. Io credo di aver finito, ringrazio tutti, mi rubo altro tempo perché è tardi. Ringrazio Marco ancora e noi per tutto il lavoro dietro a questa giornata e ci vediamo sicuramente alla prossima in cui parleremo di un'altra parte della Spozia, parleremo di Speyside e concluderemo questo appuntamento così splendido. Grazie mille a tutti, buona giornata.